È quasi fatta per il completamento del primo lotto di lavori per il restauro del Teatro Michetti di Pescara. Siamo all'80% dei lavori, abbiamo ricostruito completamente il tetto del Teatro Michetti e questo mi sembra un aspetto fondamentale, tra l'altro anche gradevolissimo dal punto di vista estetico, con travi a vista e materiale tra l'altro d'epoca. Abbiamo recuperato le tegole che erano più o meno coeve agli anni 20 quando fu pensato e poi realizzato il Teatro Michetti. Ma poi abbiamo realizzato degli interventi strutturali fondamentali, il cuore del Teatro Michetti all'interno. Oggi anche attraverso le foto che abbiamo mostrato con cui documentiamo quei lavori è visibile già la galleria, la platea, si percepisce oggi e si capisce finalmente quello che sarà il futuro di quel teatro, che sarà l'unico teatro vero per vocazione. Poi abbiamo delle bellissime sale anche in città, ma quello è il teatro vero, il teatro dei pescaresi. Per ultimare i lavori e riaprire il teatro al pubblico occorrerà attendere ulteriori fondi da Roma. L'assessore Mascia è fiducioso di poter riaprire le porte del Michetti entro fine 2022 o al limite all'inizio del 2023. Se lo Stato premierà la nostra iniziativa di proporre 1.800.000 euro per il completamento, cioè per creare tutti i macchinari di scena, per completare il palco, per le poltroncine sia della galleria, della platea, i tendaggi, tutto quello che insomma darà poi anche la connotazione colorata. I lavori sono stati rallentati negli anni scorsi da alcuni problemi con la prima impresa appaltatrice. Accade spesso infatti nei lavori pubblici che le ditte facciano offerte a ribasso e che poi gli adeguamenti al prezzo del lavoro facciano perdere all'amministrazione tempo e soldi. Questa è un'osservazione che vale non soltanto per questa opera, ma vale per tutte le opere. D'altra parte è la norma che prevede questo. Poi bisogna essere anche un pizzico fortunati sull'individuazione dell'impresa.